Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Io sono Ines Fortunato e sono in compagnia di Padre Marco Diara. Ciao Padre Marco, grazie per essere qui con noi. Ciao a te e grazie per questa intervista. Questa volta Padre Marco è qui, diciamo, in veste di parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e lo abbiamo invitato per raccontarci ancora una volta della Via Crucis vivente, emozione e spiritualità. Come queste due cose contraddistinguono questo evento che ormai organizzi insieme alla tua comunità parrocchiale da tanto tempo? Sì, la Via Crucis vivente è caratterizzata soprattutto dall'emozione e dalla passione che mettono anche i vari personaggi. E la spiritualità che coinvolge, perché d'altronde è attraverso le varie scene che i personaggi ci presentano, aiutano coloro che partecipano, perché poi non è un teatro ma è un vivere la Via Crucis, e quindi un pregare, un riflettere, e quindi è tutta immersa nella spiritualità, proprio avvolge il credente che partecipa e quindi che aiuta soprattutto ad entrare sempre di più nella passione del Signore, quindi avere quella consapevolezza di tutto quello che il Signore ha subito e ha vissuto per noi. Un evento che, ricordiamo ai nostri radioascoltatori, si terrà la Domenica delle Palme, quindi il 24 marzo a partire dalle ore 16. Mi piace molto quello che hai detto, perché mi dà l'idea anche del fatto che sarà un momento propizio per una riflessione più intima, no? Appunto spirituale. Come risponde di anno in anno la comunità a questa chiamata? La comunità risponde molto bene, quindi con una grande partecipazione. In più anche la partecipazione di tanta gente presente, non solo di Ragusa ma anche di fuori Ragusa. La gente partecipa perché, da quello che abbiamo sempre sentito, che non è un teatro ma è veramente un momento bello, intimo, in cui la gente entra veramente dentro la Via Crucis, quindi diventa personaggio della Via Crucis, e quindi è un modo proprio per aiutare la gente attraverso l'immagine, per prendere sempre quella consapevolezza di quello che il Signore ha vissuto per noi, ma allo stesso tempo aiuta la gente alla preghiera, alla riflessione, e quindi quell'emozione che ogni persona, alla luce dei vari personaggi, di quello che viene detto, di come viene messo in scena, la gente veramente vive quella grande emozione che tocca il cuore. Questa riproposizione della passione di Cristo nei nostri tempi moderni, segnati da guerre, macerie, eccetera, può questo evento in qualche modo aiutare anche ad una riflessione più sensata rispetto a quello che stiamo vivendo e in qualche modo anche determinare una sorta di discernimento rispetto a quale ruolo avere rispetto al mondo? Ma la Via Crucis vivente ha proprio questo obiettivo, quello di far fermare la gente a riflettere, alla luce della propria vita, alla luce di tutto quello che avviene nella società e nel mondo intero. E quindi la passione di Gesù, anche in modo diverso, oggi la viviamo tutti, e anche la società, il mondo, alla luce delle guerre, delle violenze, e dei vari problemi, le varie malattie. Quindi la Via Crucis diventa un modo proprio per riflettere che Gesù cammina con noi, che Lui per primo ha vissuto a volte tutto quello che noi viviamo, e quindi che la sofferenza ci aiuta anche a comprendere il valore della vita, il valore dell'essere fratelli e il valore soprattutto di camminare insieme. Ma soprattutto la passione di Gesù ci dice soprattutto che la vita non è solo sofferenza, ma dopo la passione c'è la vita, c'è la risurrezione, e quindi come il chicco di grano, se non muore non nasce nulla. E quindi anche il vivere la passione di Gesù significa anche abbracciare quella croce per poi risorgere insieme a Lui. Prima dicevi che è un evento che coinvolge non solo appunto la tua comunità parrocchiale ma anche in generale tantissima gente. Questo indice anche del fatto che è un evento in qualche modo anche storicizzato. Quali sono, dal punto di vista un po' più tecnico, gli aspetti
lati organizzativi, quindi quanto impegno c'è dietro l'organizzazione di questa Via Crucis e chi sono i tantissimi protagonisti che vengono coinvolti. Protagonisti sono principalmente tutti i vari parrocchiani che danno la disponibilità a mettere in scena le varie stazioni, e quindi dall'adulto, dal bambino e dai giovani. E quindi ci sono i vari personaggi, ma ci sono anche coloro che poi lavorano dietro le quinte, dalla coreografia, scenografia, la musica, i costumi, il trucco. Sono tante le persone impegnate anche per pulire, per esempio, le zone dove vengono realizzate le scene, e ognuno dà una mano, si mette a disposizione, ecco, fa un servizio. E quindi anche per quanto riguarda l'ordine nel giorno della Via Crucis, quindi poi per quanto riguarda la logistica, andare a posizionare i vari oggetti, tutto quello che serve per la Via Crucis. E questo diventa veramente un momento bello, perché la Via Crucis noi la viviamo prima nella preparazione, e quindi le varie serie dove facciamo le prove. Da premettere che i personaggi non sono attori, ma sono gente semplice che si mette a disposizione, che mette a disposizione la loro volontà nel realizzare la Via Crucis, e quindi c'è questa voglia di realizzare quest'opera, e soprattutto in questo tempo particolare, che è il tempo della Quaresima, ma poi anche nella grande settimana santa, quindi noi la facciamo sempre la Domenica delle Palme, che è la Domenica della Passione. E quindi c'è questo coinvolgimento attraverso, diciamo, questa fase che avviene prima poi della realizzazione, che è il momento più bello, perché poi lì si vive tutta un'altra dimensione per gli altri, mentre la preparazione diventa un modo e un momento per noi, diciamo, intimo, dove si prova, si scherza, si dialoga, ci confrontiamo, facciamo delle scelte, e quindi tutto questo diventa un modo anche per far crescere sempre più la comunità e questo camminare insieme. Un bellissimo momento quindi di comunione, appunto, e comunità, come tu hai detto. Allora non resta che aspettare, appunto, domenica per vedere la vostra riproposizione della Passione di Gesù. Intanto io ti ringrazio nuovamente per essere stato qui con noi. Grazie a te, io aspetto tutti per vivere questo momento bello, pieno di spiritualità e di emozione. E quindi l'appuntamento è a domenica 24 marzo a partire dalle ore 16. Grazie Padre Marco, e un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Grazie sempre a te, ma grazie a coloro che ci ascoltano sempre. Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.